Le finali playoff dei gironi under 17 siciliani chiudono a tutti gli effetti l'atto terzo della stagione. In palio il passaggio ai triangolari della competizione che entrerà nel vivo mercoledì 11 maggio. Si gioca su tutti i campi e ovviamente anche al Seminara di Catania. Miglior piazzamento in classifica per la Meridiana sulla Catane Soccer che al primo turno spareggia e ha fatto fuori il Real Catania 4-3 ai supplementari. Nerazzurri forti di 2 risultati su 3, ma occhio agli episodi i cui effetti nefasti possono essere sempre dietro l'angolo. Novità formazione: il tecnico Matteo Platania rafforza il pacchetto arretrato con due difensori del 2006 ex Catania, Fabrizio D'Amore, titolare in mezzo alla difesa 3 con Giuffrida e Nicotra. In panchina c'è Samuele Di Stefano. Centrocampo con Aiello e Lopresti sulle corsie, Sapienza e Marino in mezzo. Cristaldi sulla tre quarti, dietro le punte, Lizio e Privitera. In campo c'è solo la Meridiana, intenzionata a chiuderla subito per evitare il prolungamento del pomeriggio. Lopresti per Privitera che va al tiro cross in maniera esageratamente potente per Aiello. Correggerla a rete è un'impresa. La Catane, adesso Di Mauro, indelicato per la testa di Nischwitz, pallone alto. È un episodio perché è sempre solo Meridiana, ma nel segno dell'imprecisione sottoporta. Lopresti dall'out, nessuno spazza, Aiello cerca l'esplosione, ma tra muro dei difensori avversari e poca energia. Si rimane sullo 0-0 a metà primo tempo. Poi D'Amore indietro per Giuffrida, difensori molto alti in questo caso. Palla alta per Aiello, la sponda su Lizio che trova sì il tempo per coordinarsi, ma Giuffrida si esalta anche in maniera inaspettata. Nicotra da fermo per Privitera che si sgancia a sinistra in due tempi, palla sul secondo palo dove Aiello di testa trova ancora il portiere bianconero pronto all'intervento. Privitera e Nicotra ancora a caccia di spazi da sinistra. Ottimo il cross del cursore della Meridiana, non ci arriva Cristaldi e allora Lopresti dall'altro lato cerca nuovamente soluzioni centrali, ma Lizio è ancora in rodaggio. Per poi esaltarsi in uno slalom strettissimo dalla tre quarti in su, tutto molto bello, il tiro però è prevedibile. Giuffrida tra i pali ha capito da molti minuti che aria tira. Da corner cerca l'irruzione uno dei centrocampisti, Sapienza, ma non c'è feeling con la sfera e l'appuntamento col gol è ancora rimandato. Come per Cristaldi che raccoglie una prepotente iniziativa di Privitera, ma carica troppo di effetto il sinistro ed è in questo primo tempo il totale assedio. Marcato Meridiana che però senza gol si accomoda negli spogliatoi, non certo con le certezze pensate e costruite in 45 minuti. E così a 3 dall'inizio riprese il classico colpo a uscire, non nuovo in questa stagione. D'Amore stende Nischwitz ed è punizione dei 20 metri, l'attaccante ospite non sbaglia e senza spettacoli di sorta porta avanti la Catane 0-1 e si sveglia la Meridiana a questo punto che col peso di chi intravede una clamorosa eliminazione, non per l'imprevedibilità del calcio quanto per la qualità avversaria e soprattutto per le follie in zona gol nel primo tempo, con Aiello innesca la discesa di Nicotra. Assist morbido per la corrente Lizio che è messo alle strette e adesso in fase di decollo, parità ritrovata in 4 minuti e dal settimo la Meridiana regola i conti col collo destro di Enzo Lizio, dunque 1-1 al Seminara. La gioia adesso è tutta sponda nerazzurra. La partita a questo punto si equilibra a sorpresa. La Catane vorrebbe evitare i supplementari, è obbligata a vincere come è noto e approfitta di un calo avversario. Non di Flavio Genovese che al primo intervento del mercoledì si ritrova a chiudere una palla a mezz'altezza scagliata dal decentrato Di Mauro, il quale ha poi sul destro la palla della gloria a porta vuota, assistito in fascia da Nischwitz e sul primo palo da San Filippo. Il tutto a Genovese battuto. Si rimane sull'1-1, entra intanto Spadaro per Lopresti e poi Garcia per Cristaldi. Platania mescola qualche carta consapevole delle difficoltà dei suoi che proprio con Garcia costruiscono una monumentale chance per andare in vantaggio. Il lancio per Lizio ricorda gli assist confezionati nel primo tempo da altri autori, ma quando lo spettro dei supplementari sembra evitato, il beffardo pallonetto finisce sulla vegetazione con tanto di risata delle arcinote ortiche. In chiusura, quando la stanchezza prende il sopravvento, Genovese su Nischwitz evita il colpo a effetto della Catane. Finisce qui la partita regolamentare sull'1-1, due fiammate a inizio del secondo tempo. Servono a questo punto i supplementari per decretare il passaggio del turno. La Meridiana fa la gara, la Catane si rintana e servono 13 minuti dentro un'interminabile ma avara mezz'ora per avere ragione di un avversario quasi fotocopia di quello visto in campionato. Al minuto 13 dunque Marino a destra prende possesso del campo e va in verticale su Timo Di Garcia. L'attaccante dell'Oregon supera in uscita l'incolpevole Giuffrida e la Meridiana è avanti. Un gol liberazione a stelle e strisce da parte del ritrovato Timo Di 22,
Rinato in primavera nella città dell'Elefante dopo un'annata tra infortuni e impegni in rappresentativa nazionale. Dunque Meridiana 2, Catane Soccer 1, manca un quarto d'ora o poco più. Alla fine si copre la Meridiana dopo il gol realizzato dentro Matteo Genovese in difesa per un centrocampista marino. Al cambio campo l'espulsione di Aiello per proteste da parte dell'arbitro venuto di Messina demolisce quel che rimane dei sogni della Catane ed è l'unica nota di cronaca di un finale di pomeriggio che si trascina con la legittima stanchezza dei 22 più panchina e tribuna verso il triplice e liberatorio fischio di chiusura. La Meridiana sorpassa nella tripla sfida stagionale la Catane battendola per la seconda volta e per la terza surclassandola sul piano del gioco, consapevole che le partite vanno archiviate con largo anticipo. Il monito è sempre lo stesso. La Meridiana batte Catane 2-1. I nerazzurri catanesi volano ai triangolari insieme a Licata, Monreale, Panorbus, Giarre e Gamesport, oltre alle prime classificate del campionato Academy Catane, Trapani, Palermo, Calcio Sicilia, Palermo, CEI Palermo, Taormina e Rari Nantes, Siracusa. L'urna di oggi ha estratto la Meridiana nella triangolare C insieme a CEI e Monreale per una sfida Catania-Palermo da vivere intensamente. La prima di mercoledì 11 sarà di riposo per la Meridiana, la seconda di sabato 14 e domenica 15 fuori casa contro una delle due affrontatesi nella prima giornata, poi al Seminara, gara 3 mercoledì 18. Insomma, tra meno di una settimana si partirà ufficialmente col rush finale e con vista titolo siciliano. È un bel partito, gioca bene tutti, giocare bene, abbiamo vinto. Cosa ti aspetti ora dal proseguo? Penso che la vittoria sia ormai l'obiettivo anche dichiarato. Sì, sì. Sempre la vittoria è l'obiettivo, sì.